Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Ciao bambini, come state? Il bambino mangia? Molto bene. Questo è Electric Pah! O come mi chiama mia mamma, delusione. Oggi siamo qui per provare un team piuttosto particolare e andiamo subito. Stai zitto, Google. Bentornati nel magnifico mondo di Mizu. Andiamo subito a vedere questo team. Sono riuscito a fare un bel team solare per Giulio e volevo cercare di vedere se fosse possibile in qualche modo affrontare i meta contemporanei, in particolare il team Wolf, è molto difficile se cambio squadra, ecco, con un team grandine. Purtroppo chi gioisce, chi ottiene dei bonus grazie alla grandine, sono tutti tipi ghiaccio, quindi ho tantissime debolezze in comune. Eppure quando ho provato questo team in Pokémon Showdown ho vinto anche 10 volte di fila, quindi adesso sarebbe il colmo se appena entro qui invece vengo preso a sculacciate, ecco. Il punto è che su Pokémon Showdown non ci sono team affittabili, di conseguenza il team Wolf non lo incontri così spesso. Invece proprio ieri, primo test che ho fatto con questa squadra, ho incontrato un team Wolf. Stiamo parlando della combo Whimsicott Lucario con dietro Dracovish e in caso un Duraludon per ultimo per spaccarmi in due. Ero molto indeciso se farci entrare un Lapras, un Cloyster, però loro in realtà non prendono grandi vantaggi dalla grandine e ho addirittura preparato un combo con Overcoat, ovvero un'abilità che gli permette di non subire danno dalla grandine. E ci sono molte indecisioni su questo team, in particolare su Street Cere, che mi serve come seconda opzione per settare la grandine, ma in realtà non ne sono così sicuro perché ogni volta che ho giocato Street Cere è stato shottato immediatamente, non ha buone capacità difensive. Cioè le ha comunque migliori di amico.andro, ovvero Bomasnow, eppure viene sempre spazzato via. Quindi molto spesso mi ritrovo con amico Andre e Sabrina in testa in modo che Sabrina mi possa settare l'Aurora Veil. Sto parlando di Froslass, sì, sto già utilizzando i nomi. Danny è l'unico che ha l'abilità Slash Rush, adesso che si può insomma ottenere, che raddoppia la propria velocità durante la grandine. Purtroppo gli altri Pokémon che hanno Slash Rush sono i fossili, ancora non c'è modo di ottenerli con l'abilità nascosta. Suppongo verranno messi prima o poi nei Max Ride, magari dopo l'uscita di Pokémon Home a gennaio, questo non lo so, e non so nemmeno se a gennaio starò ancora giocando a Pokémon, questa è la verità, perché uscirà finalmente Iceborne su PC per Monster Hunter. Quindi la mia strategia si basa su uno Street Cherry con Fake Out per fermare il solito Whimsicott prima che faccia vento in coda e deve essere shottato da qualcun altro. Il problema è che se mi concentro su questa strategia non riesco a settare l'Aurora Veil, che per questo team è alquanto fondamentale. In altro Street Cherry porta anche Trick Room di Storzona per contrastare eventuali team Trick Room. Very dangerous. E quindi rimango indeciso tra portare Street Cere o Igoraptor, perché mi chiedo se quel Ice Shard con Life Orb possa minimamente sperare di shottare in qualche modo Whimsicott. Sono tutti test che non sono riuscito a fare, quindi li faremo con voi, punto di domanda. Forse dovrei provare subito. Intanto provo a mettere Igoraptor, quindi Mamoswine, dentro il team e vediamo un po' cosa succede. Quindi inizia il nostro test di questo team grandine, che di sicuro non si comporterà bene come il team solare di Giulio, perché il team solare di Giulio ha tanti Pokémon a disposizione che sfruttano bene questo sole, no? Questo sole fa tanto comodo a tutti loro, aumenta la mossa, il danno della mossa di tipo fuoco, mentre la grandine non aumenta il danno delle mosse di tipo ghiaccio, dà soltanto 100% di precisione all'attacco Bora. Diciamo che è difficile far funzionare un team grandine proprio per questo, perché non trae così tanti vantaggi, se non quel danno che fai ogni tanto, quel doppio della velocità che prende il tuo orsetto polare. Quindi stiamo a vedere, iniziamo subito queste lotte in doppio competitive, bebè. Ora che ci penso, anche Milotic può essere una buona scelta da tenere all'interno del team, anche se non è ghiaccio, è utile contro i Pokémon fuoco che ti trovi davanti. Ma abbiamo parlato abbastanza, vediamo che Pokémon porta MDR. Ok, questo è un team sabbia. In realtà il mio Bomasnow è più lento di
Tyranitar, di conseguenza dovrei essere abbastanza tranquillo nel giocarmelo subito. Penso che posso entrare con Frostlass e Abomas nel modo da settare l'Aurora Veil, nel caso in cui lo parta con Tyranitar. Il fake out non lo può fare da parte del tizio lì con la testa rossa, di cui mi scordo sempre il nome, perché quello ha fake out e la farà sicuramente Abomasnow, quindi rischia di essere shottato al primo turno. Beartic penso che me lo porto perché ha l'attacco di tipo lotta contro Tyranitar abbastanza fondamentale. E infine Glaceon, che con Freezy Dry può comportarsi davvero bene contro quel Gastrodon nel caso in cui se lo porti. Vedo sicuramente quel Rotom di tipo fuoco se lo porta 100%, perché non dovrebbe. Vede un team tutto ghiaccio, dice che non mi porto al fuoco. Quindi vediamo come va. Pronti? Crafty e Tower Master. Perché Tower Master? Perché lui può dare i nomi, io no? L'Intimidate, che non me ne frega niente perché ho tutti attaccanti speciali. Anche Abomasnow è attaccante speciale. Allora, Abomasnow rischia di morire subito, instant. Quindi devo capire se mi voglio liberare di Scrafty. Ma in realtà Scrafty mi vuole far flinciare tutta la vita. Secondo me Abomasnow è sacrificabile al primo turno. Oh mio Dio. Forse me lo dovrei portare con una protezione. Comunque un Focus Blast Scrafty lo sparo comunque, eccetto l'Aurora Veil con Frostlass. Quindi lo maxa subito. Vuole cambiare il tempo. Maledetto, in realtà è un male questo. Sì, devo forse mettere a Bombsnow la possibilità di fare Max Guard. Molto spaventoso questo team. Fake out ovviamente, me lo aspettavo. Io piazzo l'Aurora Veil prima ancora che la grandine sparisca. Adesso vediamo se l'Overheat chi se lo prende. Frostlass. Benissimo, il mio Frostlass con Focus Sash se lo prende. E Abomasnow flincia. Abomasnow flincia. Adesso io devo ragionare bene. Come posso risettare la grandine? Punto di domanda. Faccio un Destiny Bond con Frostlass nel caso in cui muoia, perché si porterà a casa chiunque la uccida. Il Destiny Bond è abbastanza fondamentale in questo team. Max Flare, chi se lo becca? Abomasnow. Però mi sa che Scrafty comunque sia me lo porto a casa se dovesse uccidermi. Scrafty Crunch, perfetto, Scrafty se ne va con me. Scrafty se ne va. Beartic in questo turno muore diretto, qualcuno... Glaceon se lo max non dovrebbe morire. Vediamo un po'. Hai Beartic, che adesso sei inutile senza la grandine. Un Ferrothorn. Dite che Beartic lo resiste un Max Flare da Rotom? Punto di domanda. Vediamo un po'. Secondo me, cioè, se Beartic non accusa questo colpo, è 100% finita questa lotta. Quindi Beartic, maxati per accusare il colpo. Lo sto maxando soltanto per accusare il colpo, letteralmente. E per settare di nuovo la grandine, che verrà settata dopo Rotom, teoricamente. Attacca prima comunque sia Beartic. Però nonostante io abbia settato la grandine, in realtà non è un bene che io attacchi così in fretta. Non è un bene che Beartic sia così veloce. Perché adesso il Max Flare risetta di nuovo il fuoco. È un male male. Ero convinto che il mio Beartic sarebbe stato più lento. E invece... Maledetto Beartic. O maledetto Rotom. Il Rotom ha così tante possibilità. Gyroball, Beartic è ancora in vita per qualche strano motivo. Niente, qui mi sa che il Max Geyser glielo devo fare e poi devo sperare che in qualche modo
la mia cara Glaceon sopravviva a tutto. Max Geyser che non toglierà a sufficienza, speravo di poter settare la grandine prima, non pensavo che comunque sia il mio Beartic fosse così veloce, quindi vediamo cosa succede. È vero che non è ancora detta l'ultima parola, però già la vedo malissimo, lo vedo malissimo questo primo match. Non so perché lui ci stia pensando così tanto, forse perché non avendo più la Dynamax, Max Geyser, vai. Sì, Max Geyser era da fare anche prima, se soltanto avessi calcolato bene la velocità, in modo che l'attacco di fuoco potesse togliere molto meno. Volt Switch, non lo porta a casa. Non si porta a casa Beartic, pensava di riuscirci, quindi Gyroball colpirà Glaceon, sicuramente. Sandstream potrebbe portarsi a casa Beartic. Blizzard colpisce tutte e due, non fa per niente male purtroppo. Leech Seed su Glaceon. Sì, la Sandstorm si porta a casa Beartic. E qui è finita la partita. Ed è per questo preciso motivo che io prima mi volevo portare il ghiacciolo Street Cere, perché cambiandolo man mano con Abomas non posso settare le grandine quante volte mi pare. Comunque è lentissimo quel Tyranitar che rimane ghiacciato, ma non penso di poter vincere a botte di culo così. Fa male. Entra in campo il Weakness Exploit, che comunque sia non ci salverà. Anche perché comunque sia Rotom è più veloce di noi, quindi... cioè no, non c'è scampo, appena rientra Rotom è finita. E non penso che ci sia neanche bisogno che rientri in Rotom. Dai su, finiscimi, dammi il colpo di grazia. Su, non mi stare a far aspettare. Blizzard, colpisce tutti e due. Forse Tyranitar me lo porto a casa, ma così for fun. Olè, finita. Meno male, sta sofferenza me l'hai terminata, porca zozza. Ok, ricambiamo questo team. Come avete visto, Igoraptor, ovvero Mamoswine, tanto è rimasto in pacchina. E non riesco a trovare un'utilità di Mamoswine, se non per il team Wolf, però non posso utilizzarlo e portarlo solo per quello. E quindi togliamo... che stai a fa? Togliamo Igoraptor e rimettiamo dentro Vanilux. Se provassi a portarmi invece Igoraptor al posto di amico.andre, questo mi costringerebbe a partire sempre con Street Cere. Proviamo così. Quindi abbiamo sostituito Abomasnow con Vanilux. Fondamentalmente questo. Vanilux ha comunque sia l'Eject Button, che permette di tornare indietro se viene colpito. Il problema è se viene shottato, cosa molto probabile da questo team qui davanti, che ci spara un bel vento in coda in faccia 100%. Molto probabile che parte con Arcanine e Charizard, uno di questi due insieme a Whimsicott. Whimsicott quindi deve essere sicuramente shottato. Di conseguenza Mr. Mime è necessario per fargli il fake out. E chi può shottare Whimsicott? Glaceon. Glaceon l'accusa un colpo sia da Charizard che da Arcanine, anche se fossero maxati, quindi parto con Glaceon. Me la rischio, Beartic dietro e forse Froslass, Mamoswine. Proviamo sto Mamoswine, vediamo come va. Vanilux non sia mai che possa impostare improvvisamente la grandine facendo un cambio rapido, mi può far comodo. Inoltre anche Vanilux ha Aurora Veil, quindi potrei settarlo, ma non è l'obiettivo di questo combattimento. L'obiettivo di questo combattimento è studio, signori, non siamo qui per vincere. Purtroppo su Pokémon Showdown, anche se le vinci ne vinci tante, è perché lì testano anche loro molti più team, invece qui vengono con i team certi che sanno che vincono. Quindi quel Charizard attaccherà prima sicuramente del mio Glaceon. Questo non mi fa paura perché Glaceon può teoricamente resistere, quindi un fake out. Molto probabilmente lo Dynamaxa proprio perché vuole quel boost del sole, ma essendo Glaceon più lento dovrà non solo incassare il colpo, ma setterà di nuovo anche la grandine togliendogli il Solar Power. Questa è la strategia. Vediamo come va. Improvvisiamo nel mentre. Poi tra l'altro con Mr. Mime o Trick Room. Un Trick Room che se lui decide di non shottare Mr. Mime ma prendersela con Glaceon, potrebbe quindi voltarsi contro a lui. O in realtà spesso anche contro me stesso. Fake out su Whimsicott. Vediamo un po', addirittura un critico. Non so se era utile. Heat Wave. Quindi vuole colpire Glaceon, evita l'attacco, colpirà comunque Mr. Mime che muore, seccato. Mr. Mime che ha le violite, nonostante le violite viene shottato da qualunque cosa. E un altro dubbio di questo team è quello. Quasi che porterei molto più gioiosamente un
un cacchio di coso, di Weavile. Almeno gli metto un Focus Sash e rimane lì in vita. Ok, molto molto bene. Charizard è colpito dalla grandine. Mi è andato molto di culo quella faccenda lì in realtà. Quindi Beartic adesso è il doppio più veloce di tutti grazie alla grandine. Lui non mi sembra che abbia in team dei setter del tempo al lancio. Eccoli un bell'Arcanine. Tutti shiny ovviamente. Mi viene da pensare che siano tutti hackerati sti Pokémon. Adesso Liquidation. Chi è il pericolo maggiore? Heatwave colpisce tutte e due, quindi forse mi libero prima di tutto di Charizard. E io sparo anche un Max Quake a Arcanine da parte della mia Glaceon. Non se lo aspettano l'attacco terra da parte di Glaceon in genere, perché Glaceon impara soltanto un attacco terra che è di forza 20, Mud Slap, che però ci scordiamo sempre, quando lo maxi diventa un attacco da 130. Quindi vediamo di incassare questo bel colpo, Glaceon. Vediamo di incassarlo. Qualunque cosa arrivi. Tu vedi di shottare quello Charizard, maledetto. Shottalo. Ti prego, shottalo. Shottalo, ti prego. Ti prego. Grazie. Un problema in meno. Uff. Grande Beartic. Max Flare? Sì. Farà tornare la nostra grandine indietro. Ma comunque sia, io dovrei fargli parecchio male. Spero di fargli... Weakness Exploit, quindi questo non farà male. Di più, farà malissimo. Malissimo, te lo esplodo. Tu non puoi resistere. Non puoi. Ah, maledetto la bacca. Maledizione la bacca. Se l'aspettava l'attacco terra. Maledizione. Comunque non l'avrei shottato nemmeno. Aumento la nostra bella difesa speciale. Ok, 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 ragioniamo. È un Assault Vest, mi sa, quell'Arcanine, perché l'ha incassato troppo bene quello. Ok, bellissimo, bellissimo Gastrodon. Shiny anche lui. Adesso me la posso giocare così. Un bel Liquidation in faccia Arcanine e posso cambiare Glaceon con Vanilluxe, che mi setta improvvisamente la grandine. Settandomi la grandine, il mio Pokémon più veloce diventa Beartic, diventerà per forza più veloce di Arcanine e dovrebbe attaccare per primo. Non so se riesce a shottarlo perché è molto molto bulky quell'Arcanine. Penso che sia un Assault Vest per forza. Snow Warning, eccola lì. Bella bella. Liquidation. Storm Drain. Maledizione, Storm Drain. Nessuno... Oh shit, m'ha inculato. Di nuovo. Maledizione. Porca miseria, sto team non funziona proprio. Non funziona proprio. Si accettano davvero commenti che possano salvare questo team grandine. Questo impossibile team grandine, maledizione. Earth Power. Bam. Fa un male cane anche quello. Glaceon non può incassare niente da Arcanine. Quindi adesso girano addirittura i maledetti Arcanine. Io sono legato alla Choice Band, cioè... Una cacata proprio, guarda. Forse il Trick Room è la soluzione? Cos'è la soluzione? Qualcuno me lo spieghi, quale può essere la soluzione? Il Trick Room? Forse solo quello. Però sempre che come contrasto poi i maledetti Whimsicott, maledetti che buffano Lucario. Sì, sono legato a quell'attacco, è inutile che ridi, finiscimi ti prego. Finiscimi, fammi smettere di soffrire. Ah, la mia sofferenza, il mio dolore, la tristezza che un team grandine non funzioni affatto. Finisce così. Molto molto particolare, anche perché questi stessi team con questi maledetti Arcanine li ho incontrati anche in giro, appunto, anche su Pokémon Showdown, e l'ho battuti, quindi che sia stato solo un caso, che sia stato un momento di strategia. Maledetto Gastrodon. Gastrodon serve anche per difendere Arcanine, che si difende a sua volta dall'attacco terra grazie alla bacca, quindi si copre da due debolezze fondamentali. È molto buona quella strategia. Adesso che ci penso, Igoraptor sta molto meglio in un team di sabbia piuttosto che in uno di ghiaccio. Se qualcuno di voi volesse fare un buon team di sabbia, valutasse Igoraptor. Quindi Mamoswine. Proviamo un ultimo combattimento, dai, almeno una vittoria. Ormai io non sto più seguendo, sto cercando di salire nel rank, sto cercando di far funzionare dei team che mi piacciono, no? Il mio tipo preferito di Pokémon è il tipo ghiaccio.
E purtroppo in realtà è quello che ha meno vantaggi e più svantaggi di tutto. Può funzionare, forse è che anche il Darmanitan di Galar non guadagna tanto dalla grandine, cioè il Darmanitan di Galar funziona sempre e basta. Ho cercato di includere Pokémon che guadagnano qualcosa dalla grandine. Abbiamo un giapponese alle nostre porte con un team altamente difensivo. Vento in coda reschiosa da Bravia, ma in realtà non mi interessa. Mi interessa o non mi interessa? Tutti attaccanti fisici. Penso che posso partire con un Vanilluxe e un Froslass. Punto di domanda, I don't know. Glaceon dietro, forse anche Mr. Mime. Mamma mia, Mr. Mime rischia la morte da chiunque qui. E Mr. Mime è un disastro. In realtà forse mi serve Beartic contro Snorlax. Snorlax looks like a big problem, boy. Ormai ho abbastanza perso le speranze per questo team, quindi come va va. Come va va. Bene ragazza giapponese, fammi vedere che questo team mio può sconfiggerti e può valere qualcosa. Cioè tu non ti devi, cioè non impegnarti troppo, impegnati il giusto. Benissimo, Krulil Bravery. Mold Breaker, quindi vuole il vento in coda. Vuole il vento in coda proprio grazie al fatto che ha Mold Breaker. Di conseguenza, chi può settare qui Aurora Veil? Io penso che sparo un Blizzard con Vanilluxe e Froslass. Mi setta l'Aurora Veil, visto che è la prima ad agire. Invece Vanilluxe non ne sono sicuro. Ok, Dynamax ha subito qualcuno. Il Dynamax al primo turno mi mette sempre tanta paura. Tanta paura. Il Bravery, signori, vuole aumentare l'attacco di tutti piano piano. Questo è il punto. O la velocità, grazie all'attacco volante. Adesso vediamo cosa cercherà di fare. Aurora Veil. Perfetto. Iron Head. Dovrebbe non resistere. Vanilluxe è inutile. Ah, era un critico. Era un critico. Spero che sia per quello, Vanilluxe. Spero per te che sia perché era un critico. Ti giuro. Max Knuckle non è effetto, mi dispiace. Però Cristo, dai, dai. E dai, su. E dai, no. E dai, su. E dai, no. Cioè, e dai, su. E dai, no. Però, è che diavolaccio. Io non so se Glaceon incassa due colpi. Perché secondo me Glaceon la prendono di mira tutti e due. Me la terrei per ultimo. Paradossalmente utilizzerei un Beartic. Intanto loro non hanno alzato il loro attacco, che è un bene. Io posso dinamaxare Beartic, che è il più veloce adesso, e sparare un Max Knuckle su Excadrill. E sparare di conseguenza un bel Thunderbolt su Bravery, che gli dovrebbe togliere circa la metà, se va tutto bene. Quel Thunderbolt tocca che la metà almeno gliela toglie, che mi assicura che il prossimo colpo, con chiunque glielo dia, lo shotti. Bene Beartic, facci vedere che vali qualcosa, dai. Facci vedere che fai male. Bene. Bello di Berti che comunque sia ha di suo, ha buona difesa, buoni PS, buoni tutto. Ok, Max Knuckle, bebe, si porta a casa, no, non se lo porta a casa perché dice proprio no. Intanto aumento comunque sia il mio attacco. Thunderbolt, madonna la difesa di quello, è un Assault Vest. Ai ai ai, mi ha fatto male, mi ha fatto molto male. Max Knuckle. Beartic! Il dolore, era un critico. Due critici in una partita. L'unica partita che potevo minimamente sperare di vincere. Ci prendo pure i critici. Pure i critici ci prendo. Ma tu guarda, ma tu guarda, ma tu pensa un po'. Adesso un Max Hailstorm te lo becchi in faccia tu, perché se non muori adesso per me è la fine, letteralmente. E un Destiny, no, che Destiny Bond, un Shadow Ball per favore a Excadrill, che pure questo me lo vorrei portare a casa. Adesso tu, Max Hailstorm, devi shottarlo. Non me ne frega la difesa di quello lì. Sei buffato pure in attacco. Perfetto, uno a caso. Perfetto. Perfetto, ci piace così. Si può ancora vincere perché Beartic è ancora il più veloce in campo grazie alla grandine. Potrebbe essere tranquillamente più veloce di un Dragapult ora come ora grazie alla grandine. Bam, a casa anche tu, perfetto, 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 tutti a casa. Tutti a casa. Un combattimento fatevi vincere. Uno, uno solo vi prego. Chi ci cacci tu? Chi ci cacci? Snorlax. Oi oi oi. That's a bad problem. That's a very bad. Mimikyu. Oi oi oi. Mimikyu. Mimikyu. Very bad problem, boy. Very bad, Mimikyu. Qui c'è da ragionare bene. Qui c'è da ragionare bene perché quel Mimikyu, se fa un danza spada, is a big problem. Però io comunque sia toglierei un po' Gengar e butterei giù il disguise di Mimikyu con Froslass. È l'unica. Comunque Beartic adesso se ne va 100%. Vediamo un po'. Dai. Fai tanto danno.
Ok, è buono sicuramente alla bacca però. Però se voleva fare belly drum non lo può più fare. Questa è la cosa positiva nel caso lo volesse fare. Ok, aveva la bacca, quindi belly drum lo può fare. Belly drum lo può fare. Ora belly drum lo può fare. It's a big problem. That's a big problem. Shadow Ball, in faccia a Mimikyu. Guarda Frostlass come non se la caga nessuno, perché tutti hanno paura di quello che è vicino. Tanto Frostlass fa cose, fa quello che vuole, e Frostlass ha anche la Focus Sash. Quindi, loro non sapere, eh? Sword Dance, eccola lì. Questo Sword Dance mi sa che ti servirà poco. Quello Snorlax deve ammazzare il mio caro... Curse? Curse? Really? Mi sa che ha sbagliato tutto, doveva ammazzare il mio carissimo... Beartic. Ok, un po' di danno lì gratuito non ci dispiace. Perfetto. Adesso, qui è molto rischiosa la faccenda. Per tanti motivi. L'Aurora Veil dura soltanto un turno ancora, signori. Solo un turno. Quindi secondo me se Mimikyu non muore per questa Shadow Ball, it's a big problem. Anche Snorlax in realtà è un bel problema. Shadow Snake, eccolo lì. Si porta a casa Beartic. Quindi questo Mimikyu porta un Shadow Snake piuttosto che... Shadowclaw, perché vuole sempre attaccare per primo. Ci sono molti Mimikyu differenti là fuori, quindi è sempre da vedere chi porta cosa. Frostlass Recycle, quindi si riprende la sua bacca, maledetto. Questo qua, questo Snorlax qua, mi causerà senza dubbio tanti problemi. Anche l'Aurora Veil non c'è più. Di conseguenza adesso dobbiamo sperare per il meglio. Sperare per il meglio. Solo questo possiamo fare. O abbasso la precisione a manetta dello Snorlax finché non si stufa di attaccare e fallire, cosa che però è un rischio. O vado diretto di Bora sperando che ci prenda sempre. Questo non lo posso sapere. Andiamo con Blizzard. Quello Snorlax può ancora tranquillamente distruggere la mia squadra. Non sa che io ho Destiny Bond però, eh. Quindi dipende chi decide di attaccare. Cerchiamo o di congelarlo o di paralizzarlo, non lo so. Vediamo cosa succede. Quindi Thunderbolt, paralizzamelo, ti prego. Mamma mia, questo col Figgy Berry si può dopare. Si può dopare come un animale. Blizzard, ghiaccialo, congelalo Glaceon. Hit Crash. Oh! Hit Crash, può avere Hit Crash Snorlax. Buono a sapersi. Buono. Ora non posso fare più niente. Anche il terzo incontro se ne va così. A quel paese. Paralizza. No. Recycle. E la usa anche subito, vero? Oh, l'ha trovata. Oh, gnam gnam gnam. Buona. Very delicious bacca, baby. Io fare Thunderbolt. Perché non sapere che altro fare. Thunderbolt. It's whatever, ma Thunderbolt. Seeking Freak. Freaky Snack. Ma perdiamo tempo, ma uccidimi, finiscimi, abbi pietà, finiscimi, basta, finiscimi. Cioè io non posso sperare se non in una paralisi, e dopo la paralisi sperare pure che chicchi sempre la paralisi. Cioè deve paralizzarlo e non deve più farlo muovere. Hit Crash, bebè. Frostlass rimane con un HP perché dice bah, un altro turno, lo faccio se vuoi, eh. Se vuoi un altro turno lo faccio. E io dico sì, fallo un altro turno, Frostlass, credo in te. La convinco che potremmo ancora vincere. Cerco di convincerla, ma vediamo come va. Hit Crash, bebè. Frostlass, vai, puoi resistere. Accidenti, non hai resistito. Va bene, sarà per la prossima volta. Maledizione. Prossima volta. Ci sarà una prossima volta per questo team? Non credo, sinceramente. Non penso che questo team avrà una prossima volta. Avranno questi video una prossima volta? Forse. Dopo questa devastazione, dopo questa delusione, posso soltanto scrivermi nel calendario di ricordarmi ogni giorno che sono un fallimento, che non conto nulla, che apparentemente i team di Pokémon non li so fare così bene, o che probabilmente il team Grandine è semplicemente troppo svantaggiato in generale. E detto questo, alla mia destra appariranno dei video cliccabili. Se volete potete cliccarli, se no potete iscrivervi, pulsantone qua su, se no campanella, very important, campanella, ok? Ok, adesso lasciatemi crogiolare nel mio dolore. Ciao.